Gioca e vinci con noi! Pronti via, e il Villa Verucchio ha inanellato due vittorie su altrettanto partite disputate nel girone O di seconda categoria, quelle che gli avevano permesso di comandare il raggruppamento di propria pertinenza, pari merito con San Bartolo e Rimini United. Dal canto suo il San Clemente non era riuscito invece a dare seguito al successo inaugurale e quest'oggi puntava a riscattarsi dopo il pesante 1-4 incassato domenica scorsa contro il San Bartolo. Andiamo allora a vedere che cosa è accaduto. Siamo al 9° minuto di gioco, il cross e poi Buffoni in area di rigore che cade, ma è tutto regolare, dunque si resta con il punteggio sullo 0-0, mentre invece dalla parte opposta la chance con il colpo di testa out da parte di Pioli per quanto riguarda appunto il Villa Verucchio. Ancora la punizione, la palla pericolosamente vicina al bersaglio grosso, Bettini di pochissimo in out alla 25°. Siamo adesso alla mezz'ora, ancora Villa Verucchio, sono i rosanero a fare la partita con questo sinistro potente di Moroni, out. 40°, colpo di testa e gol, ma come vediamo è il direttore di gara padrone della situazione, segnala il fuorigioco, non ci sono gli assistenti, dunque gol annullato, aveva segnato Pioli nella circostanza, dalla parte opposta ci prova prima Lazzari e poi punizione di Mazzoni, para il portiere Sebastiani. Insomma, un primo tempo davvero scoppiettante, davvero tante chance da una parte e dall'altra, ma nella ripresa sicuramente cambia un po' il momento della partita. Lazzari va giù in area di rigore, c'è il rigore per quanto riguarda il San Clemente e dal dischetto si presenta Buffone. Dal dischetto, dagli 11 metri, l'esecuzione che per poco non trova il salvataggio del portiere Sebastiani, dunque la trasformazione vincente e l'1-0 degli ospiti. Deve cambiare registro il Villa Verucchio, ma non riesce a trovare il momento di superiorità perché arriva un'espulsione al 70° minuto che lascia dunque i padroni di casa in 10 uomini, nonostante vediamo le proteste dei giocatori che vanno a reclamare dal direttore di gara San Clemente, che può così rifiatare. Punizione che sortisce una rovesciata out, quella di Molari, e poi ancora col Villa Verucchio ormai sbilanciatissimo c'è la possibilità per un contropiede della San Clemente con Ringucci che entra in area di rigore, prova a saltare l'uomo ma trova davanti a sé Sebastiani ben posizionato. Siamo allora al 92° di gioco, gli ultimi assalti per quanto riguarda il Villa Verucchio, quantomeno per strappare il pareggio. C'è Francesco Bonfè sulla destra, mette al centro il cross, palla troppo alta per tutti, soprattutto per Moroni, e allora sì, il San Clemente riesce a confezionare l'impresa passando col punteggio di 1-0 in casa della Villa Verucchio, come detto, rigore decisivo di Buffone.